Saranno ospitate anche delle classi di scienze infermieristiche presso l'Università di Teramo. Sì, sempre in raccordo con la ASL, questo è un corso che la ASL ha organizzato con l'Università dell'Aquila, però noi abbiamo degli spazi disponibili, quindi volentieri abbiamo offerto delle aule. Ricordo che noi non abbiamo medicina, però come servizi forniamo servizi anche alla facoltà di medicina con il corso di infermieristica. L'Università di Teramo ha contribuito in maniera attiva alla campagna vaccinale e alla gestione della pandemia. Sì, il ruolo è stato un ruolo importante ed impegnativo. Prima di tutto la diffusione delle notizie all'interno sia dei docenti che degli studenti e del personale. E poi questa disponibilità di ben 13 aule, un intero corridoio, una zona farmacia che ha consentito alla ASL di arrivare a una potenzialità di 3.500 vaccini al giorno, con una media che supera abbondantemente i 1.000 quotidiani per tutti i giorni della campagna vaccinale. Quindi un impegno importante, quindi ringrazio tutti gli operatori sia della ASL e anche del mio Ateneo, che ha consentito, lo ripeto ancora una volta, di salvare quotidianamente delle vite. E penso che l'università in generale non si debba solo occupare di ricerca, non si debba occupare solo di didattica, ma anche di servizi al territorio. E questo è stato uno degli esempi più alti.